questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi voglio acquerellare una rosa, ma non la voglio acquerellare con degli acquerelli normali, la voglio acquerellare con degli acquerelli liquidi, diluiti e anche concentrati, e chi più ne ha più ne metta. E allora proviamo gli Art Philosophy Bay prima su un elaborato. Spostiamoci di là e andiamo a vedere cosa Ombretta combinerà. Ok, ultimato più o meno il disegno. Voglio provare con voi i miei nuovi acquerelli della Art Philosophy. Sono degli acquerelli concentrati, ve li ho recensiti per bene in questo video che vi metto qui dove c'è la i col pallino. Adesso però vediamoli veramente in funzione e adesso vado ad acquerellarla con gli Art Philosophy. Come vi ho detto, voglio provare insieme a voi questi colori. Oltre agli Art Philosophy ci servirà dell'acqua, un vassoietto per mescere i colori, dei pennelli. Io sto usando il Vaio Kazan sintetico della Tintoretto, e poi il sintetico Nettuno e basta. E la Martora, e qualcuno di Martora Konischi l'ho tirato fuori, non si sa mai. Comunque vi metto tutti i link delle varie recensioni qui e dei prodotti in info box. Come penne uso le mie Micron 03 003 005 05 e 01. Come carta ho usato la Fabriano Watercolor 25% cotone. Mi sto trovando molto bene con questa carta. Poi naturalmente matita, gomma, tutto quello che serve per portare avanti bene un acquerello. Come prima cosa, con la penna 003, che è la sottilissima, vado a riprendere tutte le linee del mio disegno e cerco di fissarle tutte benissimo e in maniera definitiva. In pratica sostituisco la matita con la penna. Prendo il Fire Brick, che dovrebbe essere un rosso molto intenso. Wow! Ne stempero qualche goccia. Prendo un pennello in Martora Konischi, lo imbibisco e provo un bagnato su bagnato solamente con il rosso puro. Oh mio Dio, sono carichissimi. Oh mamma. Molto, molto carichi. Quindi vado molto, molto piano nella posizione. Giusto per capire, ce ne vuole pochissimo. Prendo anche il blu e il giallo, ma anche, come vedete, molto spandibili. In questo momento sto decidendo se mi piacciono più da asciutto, da bagnato su asciutto o da bagnato su bagnato. E devo dire che bagnato su asciutto si comportano molto molto bene, sono molto modulabili e anche dopo l'immissione sono molto lavorabili, cioè i toni possono essere aggiunti con estrema facilità. Ombreggio con del blu
per iniziare. E niente, continuo a riempire i miei petali. Voilà, e man mano ombreggio nelle parti appunto che dovrebbero essere più nascoste rispetto alla posizione dei petali. Procedo via via così con tutto, non dimenticando da asciutti, una volta asciutti, di intensificare le congiunzioni e poi tirar fuori le venature. A questo punto ho finito con gli acquerelli, però ripasso tutto a penna, do maggiori pieghe, maggiori linee per definire tutte le forme meglio ed accentuare i chiaroscuri non ad acquerello ma a penna, perché pur sempre un acquerello è penna, quindi andiamo con la definizione. E allora intensifico le ombre più profonde con del puntinato e del tratteggio ad incrocio e faccio tutto con una penna 003 per renderlo sì compatto e scuro ma anche molto molto sottile. Adesso con una penna 05 delimito i contorni esterni, prendo nuovamente la 003 ed intensifico le lineature sia nella parte delle foglie che nella parte dei fiori. Aggiungo però molto liberamente a fantasia. E adesso, dulcis in fundo, la cerchio. Allora, la cerchio prima a matita, perché non vedendola non sono sicura che mi piaccia. Vediamo un po'. Oh sì, bellissima, mi piace. Quindi prendo una 01, la cerchio, stando attenta a rimanere sempre fuori dal disegno, quindi quando incontro il disegno mi fermo. Voilà, molto 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 come piace a me, non so se è bella ma è come piace a me.
Bene, mi fermo qui. Spero di avervi fatto vedere come funzionano questi acquerelli che, seppur super concentrati, vedete, possono dare dei toni molto molto neutri, molto molto delicati, molto molto sfaccettati, e possono andare però ad assumere anche delle piccole connotazioni quasi pure, perfette per disegni più o meno acquerellati, più o meno intensi. Quindi promossissimi, è un bel colore, è un colore molto matte, non è vividissimo, però mi piace, anche perché io li ho diluiti veramente tanto. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo per le considerazioni finali. Portati molto bene, io spero che questa tecnica di disegno vi sia piaciuta. In questo periodo sto un po' in fissa, devo dire la verità, con questo tipo di disegno a inchiostro e acquerello. Se vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e una condivisione. Cosa penso dell'acquerellatura con questi colori? Mi piace, come vi dicevo già nella recensione, più per un tipo di illustrazione che non per un acquerello vecchia maniera, un acquerello ulteriormente diluito, perché questi colori, diluendo troppo, poi perdono alla lunga di intensità, di vivacità nei toni. Quindi sono belli da usare più carichi nella loro liquidità. Se poi aggiungete acqua, perdono molto la luminosità, ecco. E allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, fatemelo capire con un pollice in su, una condivisione, soprattutto fatemelo capire tornando qui anche per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!